È un piacere essere tornato dopo circa 10 anni alla sorgente del Mercury e veder realizzato la captazione della fonte San Giovanni che viene imbottigliata giù nello stabilimento. Quello che è importante sottolineare è che questo acquifero, che viene dal Parco del Pollino, è uno dei più importanti d'Europa, perché una portata così grande è difficile trovarla. Un'acqua oligominerale stupenda che purtroppo una buona parte se ne va. Comunque l'opera di captazione della sorgente San Giovanni, 50 litri al secondo, viene utilizzata parzialmente per imbottigliarla ed è sul mercato imbottigliata dalla San Benedetto. Che cos'è un'acqua minerale? Un'acqua minerale tutti pensano che sia un'acqua qualsiasi, normale come quella dell'acquedotto. È un errore gravissimo pensare che sia così, perché l'acqua minerale è un'acqua che ha delle caratteristiche terapeutiche, che vengono studiate e che producono un beneficio all'organismo. Inoltre è importante che si sappia che un'acqua minerale, per essere imbottigliata, deve avere costantemente e sempre la stessa composizione chimica. Ecco, la cosa non è molto semplice, perché ci sono tantissime acque che con le piogge e con le nevi cambiano di composizione. Invece l'acqua minerale, per essere imbottigliata, deve avere una composizione chimica costante per sempre, perché la composizione che è scritta in etichetta non può cambiare evidentemente. Inoltre la parte batteriologica è estremamente importante, perché la batteriologia dell'acqua alla sorgente deve essere perfetta, non ci devono essere batteri. Quindi voi capite che non è facile trovare un'acqua che abbia queste caratteristiche. Le acque dell'acquedotto sono acque varie che hanno composizione, possono avere composizioni diverse e variare nell'ambito sempre della potabilità. E poi vengono trattate, vengono colorate, eccetera. Invece l'acqua minerale, come scaturisce dalla roccia, la ritrovate in bottiglia. Ed è una cosa estremamente importante. Esistono anche le acque cosiddette di sorgente. Le acque di sorgente sono acque uguali alle acque minerali di cui ho descritto, che però non hanno subito uno studio terapeutico, cioè in etichetta non appare l'addizione salutare, diciamo, terapeutica per l'uomo. Quindi sono acque potabili, normali, che hanno una composizione fissa e una batteriologia sempre perfetta. Poi nel mondo, specialmente nel terzo mondo, in questo momento, dove nei Caraibi o nel Sud America, dove lavoro, si trovano le acque di osmosi. Acque di osmosi sono acque che vengono prelevate dalle falde sotterranee e filtrate attraverso membrane particolari e praticamente costituiscono un'acqua H2O, praticamente senza sali, senza niente, è un'acqua distillata. E chiaramente non è un'acqua che può essere utilizzata con profitto per togliere la sete, perché nello stomaco provoca dei problemi. Però, siccome non esistono altre, in questo momento vengono utilizzate quel tipo di acque. Parliamo ora un momento dell'acqua San Giovanni. L'acqua San Giovanni è stata captata fin dai tempi del fascio, perché c'è un manufatto dove c'era il fascio, quindi penso che sia degli anni 20, 20, 30. Comunque è una derivazione della falda del Mercure. La falda del Mercure è una cosa incredibile, perché viene formata da un complesso dolomitico e calcareo alle spalle, che costituisce anche il Parco del Pollino, incontaminato veramente, è uno dei pochi posti in Italia dove veramente la zona di ricarica può essere veramente garantita. E quest'acqua può essere definita
come un oligo minerale di eccellenza, perché contiene prima di tutto dei composti che ne creano veramente un pregio. Uno è il fatto dei nitrati. I nitrati sono la peste delle acque oggigiorno, perché i nitrati alti in un'acqua possono provocare nello stomaco un composto che sono le nitrosamine, che sono cancerogene, e invece in quest'acqua addirittura abbiamo solo 1 mg/L di nitrati, quindi è un'acqua di pregio. Inoltre il sodio, che può provocare ipertensione, ha un valore estremamente basso e può essere, quindi quest'acqua può essere utilizzata anche per sciogliere il latte nei lattanti, nei bambini, quindi ha un pregio veramente notevole.